però che tra avere la preferenza e non avere la preferenza, noi preferiamo la preferenza, scusate il gioco di parole. Si è arrivati a un accordo sull'Italicum che non prevede le preferenze, tant'è vero che noi abbiamo detto, beh, facciamo le primarie. E qualcuno di noi dice anche, beh, perché non facciamo le primarie per legge? Qui sarebbe interessante capire se 5 Stelle è disponibile ad avere un meccanismo disciplinato per legge che regoli le primarie. Per cui io, che sono un cittadino che vuole andare a votare per Di Maio o per Toninelli nel collegio X, vado e voto con primarie stabilite per legge. Però posso... non ho finito, adesso lo metto sul tappeto per dirlo. Io non sono molto convinto di questo sistema, io personalmente, perché ha un costo per lo Stato, in quanto le primarie per legge sono delle preelezioni. Sono delle preelezioni. In Toscana c'è. Infatti l'avete bocciato alla Camera l'emendamento Meloni, o è stato ritirato? È stato ritirato. Era un emendamento di un vostro deputato, non per polemizzare. Era... No, no. Non c'era, non c'era l'orientamento del PD su questa cosa. Ma infatti, il PD ha anche votato contro alcune delle cose che vi state scrivendo, ma io sto facendo semplicemente il resoconto. Se dovessi scegliere personalmente tra preferenze e primarie imposte per legge, io personalmente, ma credo anche il prode compagno Speranza, saremmo per le preferenze. Però prendiamo atto che voi siete disponibili sul voto di preferenza e vi lasciamo per la prossima volta, perché magari si fa più velocemente. Non 25 giorni, Presidente. La discussione sul sistema eventuale di apertura del terzo passaggio.